la primera vez que como Fronteras Musicales Abiertas y Orquesta de las Misiones Guaraníes nos presentamos en Italia. Estamos aquí en Roma, iremos en Napoli el día sábado, tenemos un concierto el 15 en la iglesia de San Giovanni Maggiore Pignatelli en Napoli, y después vamos a seguir en el Cilento, la municipalidad de Torre Orsaya nos da hospitalidad por algunos días para tener algunos laboratorios de formación. Bene, Fronteras Musicales Abiertas prima di tutto è un progetto culturale, di cooperazione internazionale, no? Che ha come obiettivo, diciamo, anche promuovere un dialogo tra i popoli di diverse nazionalità, nel senso che ha un territorio definito. Sono le frontiere di America Latina, come dialogo necessario per promuovere l'integrazione. Come progetto in sé stesso, però, c'è una valenza culturale molto importante. Primo luogo, perché la musica, no? E la musica è importante per la tradizione storica di questa zona. Si sono insediate le colonie gesuitiche nel 600, che hanno utilizzato, diffuso, promosso la musica come veicolo di evangelizzazione, ma anche come veicolo di coesione, no? Dei popoli indigeni esistenti. A partire della formazione dei giovani, dei bambini, no? Dove la funzione è sia identitaria, perché recupera una tradizione di dialogo e di miglioramento delle condizioni di vita a partire dalla cultura, ma anche
come un'alternativa, sia in termini lavorativi, sia in termini di crescita personale, no? Utilizzando la musica. La scelta di imperniare Fronteras Musicales Abiertas sulla musica barocca non è un'idea venuta in un tavolino, si inserisce in una tradizione, anzi, in due tradizioni, dato che questo è un progetto che è promosso dall'Italia, no? Che meglio paese rappresentativo della musica barocca per dialogare con quel barocco storico latinoamericano di questa zona.